prima dello scontro di rugby Italia-Giappone che si svolgerà al Manuzzi, un incontro ufficiale nella Sala degli Specchi del Comune di Cesena tra la Federazione Giapponese di Rugby e i rappresentanti del mondo politico e imprenditoriale del territorio. Intanto cosa si aspetta dalla partita di domani? Prima la vittoria giapponese, ma speriamo di vedere squadra bella, buona. Se vinciamo domani possiamo arrivare almeno decimo posto della lista. Lei ha avuto i primi incontri ufficiali qua a Cesena, come sono andati e come si è trovato? Il sindaco mi sembra un signore simpatico e molto appassionato per migliorare la sua città. Ancora giovane, ma vedremo in questi anni avrà tanti successi nel mondo politico. Sindaco, un incontro ufficiale prima della partita di domani, com'è stato questo scambio con la delegazione giapponese? Molto bello, perché abbiamo parlato un po' di sport ma soprattutto della solidarietà che il nostro popolo ha dimostrato a quello giapponese. Li ho trovati molto riconoscenti, a partire dai segni dati dal presidente Napolitano in più occasioni sino ad arrivare all'iniziativa organizzata in questi giorni che ci metteranno assieme alla Federazione Italiana Rugby nelle condizioni di garantire anche un supporto al Giappone dal punto di vista economico, di ospitare 35 bambini di Fukushima che hanno perso i loro genitori, insomma di fare una parte di solidarietà che assieme alla parte sportiva a me piace molto.